Sei anche tu libero professionista tecnico? Non sei proprio niente di assicurazioni? E temi che la tua polizza non ti tutelerà? Allora questo video fa proprio al caso tuo. Ti spiegherò, difatti, cos'è la condanna in solido e i rischi che corri se la tua polizza non ha questa importantissima garanzia. Mi presento. Sono Cristina Marsetti. Ingegnere dal 94, sono diventata broker assicurativo nel comprendere il complicato meccanismo di funzionamento delle polizze di responsabilità civile e non trovando un intermediario che parlasse il nostro stesso linguaggio tecnico, a cui poter affidare la mia serenità e quella della mia famiglia. Il rischio dei professionisti è questo. Eh sì, perché i professionisti sono persone fisiche. Pertanto, devono risarcire i danni con i propri beni personali se la polizza non funziona. E non c'è scampo, credimi! Se anche costituisci un SRL, nel momento in cui apponi la tua firma, metti in gioco i tuoi beni personali. Evidentemente, i professionisti devono pagare i danni di cui sono responsabili. Questo è logico, è intuitivo ed è giusto. Però i professionisti potrebbero dover pagare i danni anche quando non ne sono responsabili. Non è logico, non è intuitivo e non è giusto. Ma è così. Perché nel nostro codice civile è prevista la possibilità di essere condannati in solido. Ti spiego con un esempio di cosa si tratta. Ipotizziamo che per un infortunio in cantiere il giudice riconosca un risarcimento di 1 milione di euro ed individui tre responsabili. L'impresa responsabile al 60% deve risarcire 600.000 euro, il DL deve risarcire 100.000 euro e il CSE 300.000. La condanna in solido comporta che se l'impresa non paga la sua parte di danno, siano i professionisti a doverla pagare, in proporzione alle rispettive responsabilità. Ma perché l'impresa non dovrebbe pagare la sua parte? Perché le cause in Italia durano parecchi anni e quando il giudice emette la sentenza l'impresa potrebbe non esistere più. Inoltre ci sono imprese che nascono già con l'idea di chiudere una volta realizzata l'opera, proprio per non dover risarcire i danni di un'esecuzione non a regola d'arte. Quindi in Italia, e solo in Italia, i giudici condannano in solido tutti i responsabili di un danno, per garantire al danneggiato l'intero risarcimento. Non è giusto, è vero, che tu debba pagare un danno di cui non sei responsabile, ma prendi atto che è così. È molto importante, pertanto, che la tua polizza copra anche la condanna in solido, altrimenti pagherà solo i 300.000 euro qualora fossi il CSE. E non gli ulteriori 450.000 euro che dovrai pagare tu di tasca tua. Così come ti affidi al medico e al meccanico qualificato, è meglio, molto meglio, che per stipulare le tue polizze ti avvali della consulenza di un intermediario specializzato, il cui valore non si misura all'atto della stipula rapportandola qualche euro in più e meno sul premio della polizza, ma si constata nel momento del sinistro.